e avevo piacere di farvi vedere, facendovi da guida io personalmente, il Palazzo degli Elefanti. Così Enzo Bianco accolte i ragazzi dell'oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco a Palazzo degli Elefanti. Lo scorso ottobre il sindaco aveva partecipato a uno spettacolo teatrale organizzato proprio dai bambini dell'oratorio e aveva promesso loro che li avrebbe guidati alla scoperta dei tesori del municipio. Ieri la promessa è stata mantenuta e il primo cittadino ha fatto da cicerone ai ragazzi tra le sale del palazzo, rispondendo poi alle loro domande nel Salone Bellini. I ragazzi si sono sbizzarriti con le richieste, uno di loro ha chiesto al sindaco se, visto che aveva definito il Palazzo degli Elefanti la casa di tutti i cittadini, poteva venirci ad abitare. Un altro ha chiesto a Bianco, noto per la sua passione culinaria, di cucinare per loro, ricevendo assicurazione che sarebbe stato fatto. Si è parlato a lungo anche della festa di Sant'Agata. Luigi Maina, presente all'incontro come cerimoniere del comune in qualità di presidente delle feste agatine, ha promesso che il 28 gennaio la candelora dei fiorai passerà davanti l'oratorio e il sindaco ha confermato che porterà uno dei bambini con lui sulla carrozza del Senato. Oggi ho passato un pomeriggio meraviglioso. Palazzo degli Elefanti è stato invaso da diverse decine di ragazzi curiosissimi e, la cosa meravigliosa, educatissimi. Sono stati un esempio straordinario di come anche nei quartieri delicati e difficili, con una buona educazione, si riescono ad avere dei risultati assolutamente straordinari.